Salve onorevoli, eccoci qui un nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion, in un nuovissimo episodio, appunto l'ho già detto. Io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la missione dedrica di Malakath. Ora, diciamo che possiamo continuare con la missione principale, Santuario di Dagon, perché se vi ricordate avevamo trovato le varie incisioni, abbiamo decifrato i commentari del nostro amico della mitica Alba. Abbiamo tutti e quattro i commentari, che forse. Ah, ma solo il primo mi fa aumentare, che tristezza. Ah no, anche gli altri. Ah, si vede che il secondo l'avevamo già letto. E va bene così. Direi che allora, se avanza tempo, li leggiamo. Se avanza tempo. Quindi ora vediamo di proseguire verso la caverna indicata. Mi ero fermato all'accampamento del Pascolo del Vento, che è la zona più vicina all'entrata della caverna. Un orso, ma porco Giuda, un orso. Tra tutte le cose che ci devono cagare il cazzo, un orso bruno. Dai. Ok, risaliamo a cavallo. E vuoi vedere che dall'altra sponda del lago d'entrata? Guarda che carino le cascate. Come hai fatto a farti danno che hai saltato qualche metro e nemmeno? Ah, eccola lì. Che cazzo, il santuario, tutta questa segretezza e tutto il resto, non c'è nemmeno mezza guardia. Proviamo entrare allora. Sono arrivato alle caverne del lago Arius, il santuario segreto della mitica Alba. Deve essere da qualche parte, qui dentro. Wow, ma che cazzo sta succedendo, ragazzi? Io non sto toccando il mouse. Io non sto toccando il mouse. Ok, va bene. L'atletica è aumentata. Credo siano persone. Credo che ci parleranno, perché alla fine non sanno ancora che noi siamo l'eroe di Kvatch, teoricamente. E infatti, è buono. Ciao, ragazzi. Dawn is breaking. Hai la stessa voce di portinaio. Il portinaio, va bene. Vabbè, perché ogni grande organizzazione ha anche il suo portinaio. Hai la stessa voce di Lucien Lachance. Saluta il nuovo giorno. Welcome, brother. The hour is late, but the master still has need for willing hands. È tardi nel You senso in may che pass senso? into the shrine. Harrow will take you to the master for your initiation into the service of Lord Dagon. Do not Ok. tarry. The time of preparation is almost over. The time of cleansing is near. Oh, bene. Grazie, ragazzo. Harrow awaits within. You should not linger here. Ma non ti preoccupare, tiro dritto. Ok. I am Harrow, Warden of the Shrine of Dagon. By following the path of dawn, hidden in the writings of the Master, Mankar Cameron, you have earned a place among the chosen. Oh, grazie. You have arrived at an opportune time. You may have the honor to be initiated into the Order by the Master himself. Cioè, vuol dire che è As a ancora vivo. member of the Order of the Mythic Dawn, everything you need will be provided for you from the Master's bounty. Grazie. Give me your possessions and put on this initiate's robe. Passo. Beh, teoricamente avremmo la forza di sventrare l'intero santuario. Però va bene, dai tutti gli oggetti. Very good. Follow me. I will take you to the shrine. Porco il cazzo. Porco il cazzo. Beh, almeno si intona con la nostra carnagione. Porco il cazzo, però. Ci hanno tolto tutto. Tutto. Fottutamente tutto. How can I Salve. serve you, brother? Ah, oh, che gentile. The master is preaching in the shrine as we speak. Hurry, you should not miss the chance to hear the master's words. How can I serve? Sì, però non interrompere la cosa. Prima di tutto è comico perché Mankar è uno degli esseri più antichi di tutta
Tamriel, ricordate, non il più antico, ma uno dei più antichi. Diciamo che è nella top 10, dai. We have been preparing for the coming of Lord Dagon for many years. You come to us at a fateful time. The Master has promised us that the time of preparation is almost over. The time of cleansing is almost here. Il mistero? You should complete your initiation before we speak any further of that. Ok, tempo di purificazione. You should complete your initiation. Hai rotto già il cazzo. Ok. The time of preparation is almost over. Great. How can I... Ah, ok, dicono tutti la stessa roba. The time of preparation. Seguiamo Arrow in questo santuario. Per quanto onestamente potrei essere scettico nel fatto che possa funzionare. Ti fermi? Ok, do un'occhiata qui se non ti dispiace. Come ci muoviamo veloci senza... come si chiama? Questo è Dagoth, per chi se lo stesse chiedendo. Dagon, che è Dagon. Ti stavo dicendo, ci muoviamo veramente molto veloci senza armatura, nonostante l'armatura siamo al 100, quindi teoricamente non dovremmo avere nessun problema di sorta con il trasporto. Però un minimo comunque ci ostruisce. Oh. Alcolico della... alcolico. Sì, alcolico. Accolito. How can I... Ah, non ci dite nulla di nuovo. The time of preparation is almost over. Ok, ma non rompere il cazzo, tu hai il tempo della preparazione. Greet the new day, brother. Va bene. Greet the new day, brother. Tiro dritto. Cazzo, non abbiamo né grimaldelli. Ci hanno tolto pure i grimaldelli e la chiave. Vabbè, la chiave non ce l'abbiamo, però pure i grimaldelli, che palle. Dawn is breaking. Buon per te. The master is speaking. Praise be. Yay. The dragon throne is empty, and we hold the amulet of kings. Praise be to your brothers and sisters. Great shall be their reward in paradise. Oh, che carino. Praise be. Con quanta emozione lo dite, Lord. The words of Lord Dagon. When I walk the earth again, the faithful among you shall receive your reward, to be set above all other mortals forever. As for the rest, the weak shall be winnowed, the timid shall be cast down, the mighty shall tremble at my feet and pray for pardon. È una specie di cristianesimo distorto, eh. So saith Lord Dagon. Praise be. Minchia, siete peggio del coro delle vizzuche la domenica, porca puttana. Le vizzuche sarebbero le anziane vedove. I go now to paradise. I shall return with Lord Dagon at the coming of the dawn. Mi scusi. Così. È fuggito a paradiso il suo regno con l'amore dei re. È chiuso dietro di sé il portale magico, ma il mistero è qui nel santuario. Devo prendere il mistero adesso e la mia unica speranza per recuperare l'amuleto. Eh sì, me l'hai già detto. We have a new brother who wishes to bind himself to the service of Lord Dagon. Advance, initiate. Ciao ragazza. You have come to dedicate yourself. Ah, tu sei Kamamoa, una delle parenti. Ok, del profeta. This pact must be sealed with red drink, the blood of Lord Dagon's enemies. Take up the dagger and offer Lord Dagon the sacrificial red drink as pledge of your own life's blood, which shall be his in the end. Ucciderò la vittima sacrificata. Lord Dagon thirsts for red drink. Sate him. No, non mi hai dato il pugnale, mi scusi. È questo? Ok.
Io perché dovrei uccidere Yeggis? In un certo senso è mio fratello, dai, siamo pure simili, no, no, non puoi costringermi a ucciderlo. Mi devo inventare qualcosa perché sono disarmato. The new day. You may not leave here until your initiation is complete. Lord Day. Ragazza? You must slay the sacrifice to bind yourself fully to Lord Dagon's service. Lord Dagon thirsts for blood. Ne parliamo? Non c'è qualche arma, qualche scudo, qualche armatura anche piccola, stupida, ma almeno le pozioni non ci abbiamo un cazzo, porco giuro, altro che le pozioni. Altro che le pozioni, la troia. Che fa? Mi segue lei? Mi viene dietro? È molesto, sa bene? Non voglio ucciderlo, cazzo, è... In certo senso è mio fratello di scaglia. Radici di merda che mi hanno bloccato il salto. Ok. Quanta agilità. Vieni qui, ragazzo. Vieni, vieni. Bravo. Salviamo. Perché non mi ricordo questa parte. Non so come ho agito. You cannot escape the master's vigilance. Lord Dagon will welcome your soul in oblivion. Lord Dagon will welcome your soul in oblivion. I do not fear death. Io posso continuare, ma qui non va un cazzo, non va bene, non è questa la strategia. Ma io devo recuperare la mia roba in qualche modo. Aspetta. Hai tutto tu, figlio di troia. Come cazzo ti fai a muovere, la mia domanda? Ah, proviamo a fare la cosa normale. Cioè, se io... Insomma, lo uccido. Ucciso. Va bene? Well done. You are now a member of the Order of the Mythic Dawn, one of the Chosen. Your life belongs to Lord Dagon. Okay. Dawn is breaking. The time of cleansing is at hand. Praise be. No. Ottimo. Ok, ho il libro dei segreti della mitica Alba. Adesso devo fuggire da questo posto e tornare al tempio di Ziri. Did you just take that, Xerxes? Kill him! Ma che cazzo succede? Cosa cazzo è successo? No, allora, specifichiamo. Tu devi morire. I do not fear death. No, no, non hai paura della morte? Io se fossi in te l'avrei. Loro non sentono niente. Però porca puttana, lui sta usando tutte le mie pozioni. Non va bene. Non va bene, non va bene. Non va bene, non va un cazzo bene. Non va un cazzo bene. Allora, seguimi qui che siamo totalmente nell'oscurità. Io mi piego. E... questi sono i momenti in cui avrei voluto sapere evocare altre robe. Scheletro, tu non ti riesco a evocare. Già è qualcosa. Il problema è che arrivano sempre vicino a ucciderlo, ma mai a ucciderlo. Sì! Sì! Vai così! Vai così, prendi tutto, ma proprio tutto! E ora faccio una strage di questi figli di puttana di merda.
ti hanno cagato il cazzo questi alcoliti dei miei coglioni. La veste la buttiamo giù, quella ce la teniamo come ricordo per quanto ci siamo infiltrati. Pugnalino d'argento me lo puoi buttare giù. Oh, che bello. Non esiste, ora io vi ammazzo tutti. Facciamo un macello, altro che D-Day e robe simili. Venite qui, vi mangio tutti a colazione. Dove sei tu? Dove sei, troia? Non vedo un cazzo. Non hai paura della morte? Dovresti. Dove sei? Che ti sei andata proprio a mettere nell'angolino. Porca puttana, se sei dura, c'è da dire. Vieni qui. Dai, non fare la difficile. Ottimo. Ora mi sento completo. Bene. Bastone delle tempeste e un po' di oro. La patata la tieni. Avete roba inutile, letteralmente inutile. Beh, certo, col cazzo. Li hanno perquisiti all'entrata, gli hanno tolto tutto. Ora, però, la mia saggezza mi dice di liberare in generale, di purificare il tempio prima di liberare lo schiavo. Perché ora sto piano piano ricordando, quello non è un comunissimo schiavo. Fa un ruolo molto particolare per essere un argoniano. Ah, ricopre un ruolo veramente importante. Ora. Sì, ma che cazzo vuoi? Ho capito, allora muori e stai zitto. Ma porca puttana. Non mi cagare il cazzo. Anche se forse questa non era la via giusta, forse avremmo dovuto esplorare meglio e trovare un grimaldello per aprire quella porta. Perché giustamente mica la roba, tutta la roba che perquisiscono dagli alcolici, sicuramente non la può tenere in mano quell'elfo scuro. Pertanto, sicuramente sarà tenuta in quella stanza. Quindi abbiamo agito abbastanza a cazzo di cane. Ma non è questo il punto. Guardate il lato positivo. E voi direte qual è il lato positivo. E io vi rispondo che non lo so. Ho detto solo che lo dovete guardare. Non ho detto che lo conoscete. Sì, è una pessima battuta, ma è l'unica che mi viene in mente. Quindi. Di qui. Ma che cazzo vuoi fare? Dai, via. Crepa. Perfetto. Questo c'è un bel po' più di soldi, c'è da dire. Usciamo di qui. Porca puttana. Volevo uccidere il portinaio, però magari ci torniamo apposta a ucciderlo. Più che altro perché voglio fare piazza pulita di questi figli di puttana. E quindi più ne uccido, più ne sono felice. Molto difficile, cazzo. Ok, vediamo cosa c'è. Appunto quello che sospettavo. Avremmo dovuto giocare d'astuzia, non come le teste di cazzo come facciamo noi. Anche se per quello che c'è dentro ti dirò, giusto qualche mazza di ferro. Non è questa gran cosa. Una piccola gemma dell'anima. Qui. Collana spade. Molto più forte della nostra. Noi abbiamo un'altra versione. Ok, diciamo che qui le armi c'erano, però sono armi estremamente basse. Credo che comunque ci avrebbero fatto largamente il culo, perché perlomeno nel nostro caso ci sarebbe servita almeno, e ripeto, almeno un'armatura. Ok, ora prendiamo il nostro stupido libro. Prima di tutto direi anche di salvare il prigioniero. Quindi salviamo. Liberiamo. Sta fuggendo per salvarsi la vita. Dove fuggi per curiosità? Qui c'è roba indescrivibile. Ok. La statua cade sempre comunque su se stessa.
si disintegra. Va bene. Per noi va bene. Ah. Ragazzo, non sembri molto intenzionato a correre via. Allo? Oh, Lord Dagon. Ma per favore. Più che altro sono abbastanza convinto. Dicevo, sono abbastanza convinto che... Ma la smettiamo, ragazzi. Per favore, ragazzi. Non dovete cominciare a correre come degli stronzi in giro per il santuario. Ti prego, torna qui. Vabbè, ti ucciderò dopo. Allora, ragazzi, vi prego, non siate così ostili su via che tardi non posso urlare. Figli di troia. Tu almeno resisti? Muori con onore, almeno tu. Io non so se almeno quello là è riuscito a salvarsi. Ok. Puoi crepare? Ma figlio di troia! Dai zitto! Oh. Che bello. Quando crepano senza rompere il cazzo. Tu mi dai questa roba. Ok. Posso dire che tutto questo non ha senso. Cioè, siamo da soli. Stiamo espugnando il più importante santuario di Dagon. E fondamentalmente lo stiamo facendo con un sorriso sulle labbra. Perché andiamo a rianalizzare l'aria di prima, perché non vorrei andare in giro e trovarmi il cadavere di quello stronzo. Tu? Una pera. Perché cazzo ho raccolto una pera? Tu, amico mio, è meglio se rimani qui. Ma vieni. Ma vieni. Maestro, ma certo che ti prendo. Pozione di guarigione, insomma, roba qui. Non ci sputo sopra. Vino economico. Ma, cagata, insomma. Sto cazzo, ecco chi è. The dawn is breaking. Ti prego, non correre per qui. Che due coglioni che corrono e che sono pure veloci. Quella è la rottura di coglioni, praticamente senza armatura. Ok, dammi tutto l'oro. Volume 2. 3. Speriamo che non mi uccidano l'argoniano. Cazzo, l'argoniano! Porca troia. Però io vorrei anche perquisire la roba in totale tranquillità. Lista della spesa, ma tra picchi in culo la lista della spesa. Birra, fiumi di birra, boccali nuovi, frutta sufficiente per 12 ospiti, 8 pagnotti di pane e cinghiale rosso. Questa mi piace solo perché c'è scritto birra, fiumi di birra. No, questa non mi interessa. Nota. Beh, queste sono le lettere anonime da 4 soldi. Quindi tentiamo di proseguire. No, abbiamo sbagliato strada. Ma porco Giuda, sta andando tutto male. Sta andando tutto male. Io comincio a sudare come un porco perché fa caldo. Mi distraggo. E divento praticamente inabile nel fare tutto. Devo fare attenzione a quello, proviamo il cadavere. I do not fear death. Allora perché correte via se non avete paura della morte? Vedo che erano tutti lì fermi, belli, tranquilli. Tornando indietro per paura ancora qualcuno se ne è scappato. No, non se ne è scappato nessuno. Allora, ragazzi, chiariamo una cosa. Non dovete cagare il cazzo, crepate. Oh, questo volevo, una bella guardia che non caga il cazzo e crepa in pace. Ragazzi, ve ne prego, potete evitare di correre? Potete venire qui e farvi macellare? In maniera normale, come fanno tutti. Eh? Vi va? Vi attizza l'idea?
Ditemi di sì. Oh. Ma che cazzo è? Un raduno! Sono entrato in una festa, ragazzi. Mi viene un'idea malata. Perché? Perché prima o poi lo devo fare. Elettrocuzione 10 da colpo, no, bersaglio no. Qualcosa che faccia danno ad area? Dai, non dirmi che non ho niente che faccio che fa danno ad area. Oh, ecco. In 15 piedi. In 20 piedi. Ma io 20 piedi, va. Con quanta tristezza l'hanno accettato la loro sorte. Don't hurt me. Sono morti tutti! Che bello! Allora, cedi. Allora, comunque ne valsa la pena. Ne valsa tantissimo la pena. Lo rifarei altre 1000 volte. Lord Dagon will welcome your soul in oblivion. Ma ne è rimasto uno solo, che però si guarda intorno incuriosito, tipo non ha capito nemmeno cosa sta succedendo. Sono morti tutti i suoi fratelli mentre lui rimane lì. Oh, ma che devo fare? Ragazzi, tutto bene. Ok. Ma non è uno della mitica alba. Non ne ha le fattezze. Invece sì. Allora, chiariamo una cosa, ragazzi. Smettetela di scappare e di rifugiarvi. Oppure fatelo, però tutti in gruppo, come questi, così guardate. Che bello. Che cazzo sei? Dai, aggiungiti alla massa e stai zitto. Allora, che bello, inizia. Abbiamo fatto una porco Giuda di strage. Una strage assurda e divertentissima. Cioè, sono morti tutti. Tutti. Poi tutti insieme, no, tutti radunati qui. Non so per quale motivo abbiamo pensato di tutti di mettersi vicino là. Non so quale mente astratta e malata ha detto, sai che è una buona idea, mettiamoci tutti vicini insieme. Non ho idea del perché l'abbiano fatto, va bene? Anticamera del santuario. L'anticamera del santuario, saluti a te. Smettiamo di correre. Grazie, ragazzo. Grazie. Si vede la dispensa, tra l'altro. Guardia del magazzino della mitica alba. Va bene. E niente, noi vuole che noi usciamo di qui. Però mi faccia pensare, la chiave della dispensa. Quale dispensa? No, lo chiedo perché o abbiamo visto male qui, quindi c'è qualcosa che non abbiamo analizzato, qualche scrigno, o la dispensa intende proprio la prima, no, credo che intende proprio la prima dispensa, perché effettivamente qui uccidiamo la guardia del magazzino, andiamo all'anticamera del coso, abbassiamo la leva e ritorniamo indietro per, vabbè, per chi magari ha una bassa dote di scasso. Dove bassa, dove di scasso non si può proprio sentire. Apri un po', troviamo lo schifo. Testimone sacco. Che roba è? Sono curioso. Faccia dare un'occhiata. Storia di Madre Notte. Questo dovrebbe essere interessante. Ora, no, estrae la spada per sicurezza. Torcia. Perché qui è tutto chiuso con ultralucchetti?
75, ce lo prendiamo tranquillamente. Veste. Io il nostro argoniano non so che fine ha fatto. Onestamente non so che fine ha fatto. Ma del resto non so che fine ha fatto il portinaio. Credo sia scappato. Ma non sono qui io per giudicare. Vediamo se lo troviamo di qui. È impossibile proprio. Va bene. Va bene. Quindi niente ragazzi, usciamo sperando che il nostro agoniamo, il suo cadavere non l'abbiamo incontrato nel passaggio, però si sia salvato per il suo bene. Adesso devo consegnare a Martin al tempio del Signore delle Nubi. Perfetto. Ma prima, fatemi togliere la curiosità, fatemi vedere, sto stronzo è arrivato? Perché sì signori, lui è niente che poco di meno che il sacerdote del tempio dell'Unico. Sì, per quanto possa sembrare strano un argoniano che faccia sia un sacerdote del Tempio dell'Unico, però lui è il sacerdote del Tempio dell'Unico. Looks like you're handy with a blade. Non so che cazzo di fine ha fatto. Ragazzi, facciamo così. Torniamo al Tempio delle Nubi, perché non vorrei che dobbiamo completare prima la missione, così poi lui torna direttamente a casa, perché il cadavere non l'abbiamo incontrato durante il tragitto, perlomeno a me non sembra di averlo visto. Quindi andiamo a avvisare il nostro caro Martin, che siamo soprattutto anche in ritardo, del nostro successo. Addirittura in armatura. Tell us you've returned safely. Do you have the amulet? No. Vabbè, e fuggi con esso. Please tell me you have some good news. Forse, forse, ho il Mysterium Xarxes. Ah, good. You should take that to Martin right away. He'll be in the Great Hall reading. He's hardly taken time to sleep since you left. Ok, ora che anche Geoffrey l'armatura, andiamo a parlare con il nostro amico. Dovresti essere Barius, no, Baragon. Barius. What do you need, friend? Sì. I never had time to properly thank you for your help back in the Imperial City. I wouldn't have made it back here if it weren't for you. Now that we have a free moment, I thought you might be able to use some tricks I've picked up fighting with the Blades over the years. Non dirmi che mi fai tagliare la sua spada. Nobody who hasn't trained with the blades will know these moves, so you should find them useful. See, when they swing at you sidearm, you twist your wrists like this. Exactly. You're a natural at this. Non sto facendo un cazzo. Let me show you another one. Vabbè, gli spadaccini. If you need armor, weapons, or just a place to sleep, the barracks in the West Wing is available to any of us. Tempio del Signore dei Nubi. I haven't been to Cloud Ruler since I was a young trainee. It feels good to be back. The blades have always been here, and always will be. Non lo direi con tanta certezza. The Elder Scrolls 5 Skyrim ha qualcosa da ridire. May Uriel's spirit guide. Martin. Ah, you're back. I told Geoffrey not to worry. I can see you've had bad news. You didn't recover the amulet, did you? Già. No, ma il Mysterium Xarxes. By the Nine, such a thing is dangerous even to handle. Forgive me. You were right to bring it, but you'd better give it to me. I know some ways to protect myself from its evil power. Immagina che io lo sono stato a leggere, me lo sono tenuto in mano per tutto il tempo. Gli Xarxes possono condurci da Camoran? I don't know. Maybe. I suspect that the secret of how to open a portal to Camoran's paradise lies within these pages. C'è una sola pagina. I will need time. Tampering with dark secrets, even just reading them, can be very dangerous. I'll have to proceed carefully. In the meantime, you should speak to Geoffrey. He was concerned about reports of spies in Bruma. Okay, Cancello di Oblivion. It is now clear to me that the only way to stop the Oblivion invasion is to relight the Dragonfires. Emperor, Amulet, and Dragonfire. With these divine gifts, the Daedra of Oblivion have been kept at bay for thousands of years. While the Dragonfires burned, the divine barriers kept the Daedra from making more than fleeting visits to our world. But the Dragonfires can only be relit by an heir of the Septim blood wielding the Amulet of Kings. This was the essence of Manka Cameron's plot. He was undone only by the merest chance, but his complete victory remains perilously close.
We must recover the Amulet of Kings and relight the dragonfires before it is too late to stem Dagon's invasion. E questo già lo sapeva. Magia da Edrica. I put aside the dark arts when I became a priest, but the workings of fate may be seen in this too. The gods can turn anything to good, or so I piously told those who came to see me for advice. Perhaps I may yet come to believe it myself. Dubito, ragazzo, dubito. This evil book was written by Mehrunes Dagon himself and given by him to Manka Cameron. I believe Manka Cameron used it to create his paradise. It should give us the means to open a gate there ourselves. I will continue studying it. Ok. I hope to have at least part of... E quindi niente. Ah, abbiamo ora due pagine. Man mano sblocchiamo le vecchie pagine. Ora, invece di parlare con il nostro amico, abbiamo concluso la missione. Speriamo che sto stronzo di Argoniano sia tornato al tempio. Se no, devo trovare un modo per ritrovarlo, per vedere che cazzo di fine ha fatto. Obed, you look like someone who's comfortable in heavy armor. No, vabbè. In ogni caso, per ora, ragazzi, sono costretto a lamentarvi che il tempo tira. Ci becchiamo nel prossimo episodio.